La vita delle persone allora è cambiata? La nostra vita di persone che lavorano normalmente, che vivono, che si spostano su un autobus, vanno in treno, rispetto a 5, 6, 7, 8 anni fa, è cambiata? Sì, certo che sì, ma tutti lo sappiamo e siamo in grado di dirlo, ma io non riuscivo mai a trasferire le emozioni di questo cambiamento e tutte le volte che mi trovavo a raccontarlo avevo difficoltà a rappresentarlo realmente. Allora ho fatto un breve video. Non so, ma magari vi è già capitato di incontrarlo in rete e in caso contrario dategli un'occhiata. Buona visione. Domenica sera di qualche mese fa. Squilla il telefono, sono fuori casa. E Antonio, mio socio. Alessandro, domani dobbiamo anticipare il nostro appuntamento a Milano. Potresti fare tu il biglietto che io sto andando al cinema? Sì, dai Antonio, ci penso io. In una pausa della conversazione con gli amici, accedo all'app di Trenitalia, tap tap. Orario, domani, andata, ritorno in giornata. Ah, guarda, questi furbetti di Trenitalia non fanno più la promozione per i biglietti andata e ritorno in giornata. Vabbè, pazienza, faccio il biglietto e lo invio via email ad Antonio. Lunedì mattina, partenza treno ore 7:30. Antonio arriva trafelato come al solito, saliamo sulla carrozza, ci sediamo e iniziamo a chiacchierare. Antonio, sai, sto leggendo un libro davvero interessante sul rapporto tra resilienza e motivazione. Parliamo un po', racconto le teorie esposte nel libro. Antonio si appassiona, accede al suo smartphone, tap tap sulla app di Amazon e in 2 minuti scarica il suo libro. Altro tap sulla app di Kindle e inizia la lettura del libro che gli ho consigliato. Arriviamo a Milano, alla stazione ci aspetta un amico, insieme dobbiamo incontrare un fornitore. Il nostro ufficio è in una zona abbastanza centrale, per chi conosce Milano si trova in zona Portello, ma la stazione della metro non è vicinissima e rischiamo di fare tardi. Vediamo se abbiamo un Enjoy vicino alla stazione. Antonio apre la sua app e sì, eccola qui, è vicino. Saliamo tutti e tre nella 500 di Enjoy, io, Antonio e l'amico, collega che abbiamo incontrato a Milano, e arriviamo all'ufficio. Lasciamo l'auto. Messaggio di chiusura, 4,5 euro. Beh, è costato meno di un viaggio per 3 persone. La nostra giornata scorre via, quasi senza rendersene conto, immersi nei discorsi delle nostre riunioni. Ah, sono le 18, non ho ancora prenotato un albergo. Beh, vediamo un po' che promozioni ci sono stasera, dai. Tap su Hotel Tonight. Ah, guarda Antonio, c'è questo albergo in promozione a 75 euro vicino a casa tua. Altri 2 tap sullo smartphone e ho prenotato il mio albergo. Non so perché, quando sono in albergo non riesco a leggere come faccio al solito prima di addormentarmi. Per favorire il sonno di solito accendo la televisione e mi guardo un pezzo di film o qualche talk show serale. Accendo, faccio un po' di zapping, ma non c'è nulla di interessante. Sai che faccio? Quasi quasi mi guardo una puntata della serie televisiva che sto seguendo in questo momento. Conoscete Jessica Jones? È la riproduzione televisiva di un fumetto della Marvel. Ve la consiglio, è fatta bene, un po' noir, consigliata da mio figlio, che è un esperto di fumetti. Jessica Jones. I saw you. Doccia, colazione, esco a piedi nella fredda giornata milanese. Milano mi accoglie con una bella giornata di sole. Mi oriento verso la fermata del tram per andare in ufficio. Guardo gli orari. A proposito, lo sapevate che Google Maps ha incorporato tutti gli orari dei mezzi pubblici delle principali città? Non avete più necessità di usare le applicazioni delle varie aziende di trasporti quando vi muovete nelle grandi città.
Fa freddo, meno 2, ma il cielo è stranamente celeste e mi dà una bella energia. L'ufficio dista dall'albergo circa 2 chilometri e mezzo. Cosa c'è di meglio di una bella camminata immersi nel freddo della mattina? Mi incammino verso l'ufficio, però avrei voglia di un po' di musica. Che cosa potrei ascoltare? Ma sì, dai, è una mattinata da Genesis. Antonio ha un bell'ufficio al 13° piano di un palazzo direzionale. Sono il primo, mi siedo e prima di aprire il mio Mac mi godo i colori della mattinata milanese.